Benvenuti a Quarto di Copertina, la trasmissione che dà spazio a iniziative editoriali di tutti i tipi, non soltanto libri, ma anche editoria musicale, cataloghi d'arte e quant'altro. Oggi parliamo di qualcosa di molto particolare, i pannelli tattili per l'accessibilità, i luoghi di cultura per le persone che hanno problemi di vista, ipovedenti o non vedenti. Un progetto ambizioso. E per parlarne abbiamo qui con noi il presidente dell'Associazione Pro Retinopatici e Ipovedenti, Marco Bongi. Benvenuto. Buongiorno, grazie di avermi invitato. Ecco, è un progetto interessante dedicato a chi non vede e all'accessibilità. Si riparte dopo la pandemia, la Regione ha sostenuto questo progetto. Come è nata questa idea? È nato proprio nel momento in cui eravamo chiusi in casa durante il lockdown, in cui speravamo di poter presto uscire e ritornare a goderci le nostre belle giornate all'aria aperta. E visitare luoghi nuovi come facciamo spesso già da anni in associazione. Era uscito poi questo bando della regione dedicato proprio agli enti del terzo settore e abbiamo riflettuto all'interno dell'associazione, abbiamo provato a proporre questo progetto che devo dire ha riscosso un notevole successo da parte dei comuni, specialmente quelli canavesani, ma non solo, che ci hanno incoraggiato ad andare avanti, hanno sottoscritto delle lettere di sostegno e alla fine siamo arrivati a 31 comuni, ai quali abbiamo offerto, diciamo, quindi con il finanziamento della regione, due pannelli tattili per ogni comune. Non abbiamo voluto scontentare nessuno, quindi comuni grandi o comuni piccoli abbiamo fatto lo stesso trattamento. Quindi ogni comune ha potuto scegliere qual era il sito di suo interesse che voleva in qualche modo valorizzare e noi abbiamo iniziato, diciamo, da lì a creare questo supporto tattile e anche multimediale, diciamo. Ecco, un'iniziativa editoriale particolare, pannelli di 70 cm per 70 in D-Bond, quindi un materiale praticamente indistruttibile che può stare all'aperto. Sopra di esso trovano posto un disegno e la descrizione sia in nero, come si dice, quindi con caratteri normali, sia in braille, più i loghi dei partners di questa avventura che ha impegnato anche dal punto di vista pratico, tanto che soltanto in questi giorni stanno arrivando i primi pannelli che vengono consegnati alle amministrazioni, devo dire con molta attesa perché c'è curiosità. Un'iniziativa editoriale che si è svolta in parte anche in Liguria, salutiamo gli amici di RP Liguria che hanno collaborato lavorando tecnicamente al progetto e non è sempre stato facile. E quindi un bel team che ha visto collaborare il Piemonte e la Liguria per una migliore accessibilità. Ma per chi ci ascolta da casa, in cosa consiste una visita tattile? Allora, innanzitutto noi ne facciamo spesso anche all'interno di musei, esposizioni, rassegne. Di solito noi come che raccogliamo persone sia non vedenti che ipovedenti, prendiamo contatti con la struttura, chiediamo se all'interno di questa struttura esistono cose che si possono toccare, quindi ovviamente quando si tratta di cose molto antiche, di solito bisogna indossare dei guanti oppure ci sono alcuni oggetti che proprio non si possono toccare, ma per quanto riguarda i nostri paesi, diciamo che hanno, diciamo, una cultura più legata alla ruralità, eccetera, molto spesso ci troviamo di fronte ad oggetti anche del passato, che strumenti lavorativi, tante cose che possono essere apprezzate anche da chi non vede, quindi che non hanno una dimensione sensoriale esclusivamente visiva, ma che possono essere fruite. Quindi studiamo in anticipo, di solito si occupa di questo la nostra psicologa, la dottoressa Simona Guida, di costruire, diciamo, in qualche modo un percorso ad hoc e poi dopo andiamo a effettuare la visita. Devo dire che la formula che portiamo avanti da tanti anni ha sempre un notevole successo.
E questo progetto vuole in qualche modo sostenere iniziative di questo tipo anche per fruire cose che non si possono toccare, perché ad esempio una chiesa o un castello, sì, possiamo toccare la porta, ma non riusciamo ad avere la dimensione reale, diciamo, del monumento. Attraverso questi pannelli si può recuperare anche degli aspetti che normalmente andrebbero persi. Ecco, diciamo che non ha interessato soltanto comuni grandi, sono stati coinvolti anche comuni più piccoli. Tra l'altro, lanciamo un appello perché chiunque tra i nostri ascoltatori fosse interessato come amministratore di un piccolo o grande centro può aderire a future iniziative di questo tipo contattando l'associazione Pro Retino Patici e Ipovedenti e insieme si troverà un modo per concretizzare e creare altri pannelli. Che non sono soltanto utili a chi non vede, perché la descrizione sopra questi pannelli è anche in caratteri normali, in nero, come si dice. Quindi è un servizio che si fa per permettere anche a chi ha difficoltà di accedere a un luogo di cultura, ma allo stesso tempo si tratta di un'iniziativa che è a favore di tutti, perché ricordiamo che aiutare qualcuno significa comunque portare un servizio a tutta la comunità. Quindi l'importante è che ci sia un progetto chiaro e vengano individuati dei siti speciali e particolari che possano essere di interesse comune. Quindi abbiamo avuto in questa prima tranche comuni piccoli come Varisella, come Almese. Almese addirittura ha concentrato i pannelli sul parco, sugli animali, sugli anfibi, sulle raganelle. Qualcun altro ha scelto percorsi all'interno del borgo, quindi percorsi naturalistici piuttosto che storici. Poi ci sono luoghi di cultura come Torre Canavese che vanta addirittura una galleria di quadri a cielo aperto, piuttosto che il castello di Aglié, Villa Meleto. San Giorgio Canavese è proprio uno degli esempi che facevi tu, Marco, perché hanno questo meraviglioso museo dedicato alla vita di una volta, quindi gli oggetti che si possono toccare, tenere in mano. E sarebbe bello, approfittiamo di questo filmato per trovare anche un tipografo piemontese, posso Certo, dirlo. certo. Non è facile, diciamo, non so, non si tratta di prodotti che abbiano un grandissimo mercato, almeno per adesso. Ma come dicevi tu, si tratta di strumenti, di sussidi inclusivi, cioè non è che sono fatti soltanto e apposta per chi ha problemi di vista, ma possono essere fruiti da tutti. Tra l'altro, una delle caratteristiche è quella di essere dotati di un QR code che può essere letto attraverso lo smartphone, attraverso il quale parte un'audioguida con anche delle immagini che appunto chi vede può vedere queste immagini, chi non vede ascolta l'audioguida. Quindi spesso ci troviamo di fronte a soluzioni che richiedono poi delle duplicazioni, nel senso che quando uno fa una cartellonistica per un museo, per una mostra, eccetera, poi se la vuole rendere accessibile ne deve fare un altro, magari con il carattere braille, eccetera. In questo modo si può anche economizzare, nel senso che si può fare un unico pannello che può essere fruito da tutti, veramente una targa a tutto tondo inclusiva. Ecco, mentre noi parliamo, alle nostre spalle stanno continuando a scorrere immagini di alcuni dei pannelli. Quelle che vediamo sono le bozze realizzate dalla grafica Selene Spanò, che poi sono state inviate appunto in Liguria perché lì soltanto è stato possibile trovare questo tipografo che si è avventurato nella realizzazione. Peraltro non semplice, perché sopra il pannello normale, diciamo, viene stesa una sorta di pellicola contenente il testo in braille e quindi bisogna assemblare a più livelli l'opera per poi avere un prodotto finito, o sbaglio? Sì, diciamo che per le parti in rilievo si utilizza una resina trasparente che in qualche modo si sovrappone al pannello e deve essere poi fissata anche con delle vernici protettive. Devo dire che l'associazione RP Liguria si è impegnata molto in questo, anche per cercare di fare più pannelli possibili, perché
perché il nostro intento era quello di mandare un segnale a tanti comuni. Queste opere esistono, vengono fatte anche prima di noi, ma di solito hanno dei costi molto elevati. E quindi se ci fossimo, diciamo, appoggiati a delle strutture con una grande tradizione nel settore, avremmo potuto soddisfare le esigenze solo di pochi comuni. Quindi il nostro è stato un progetto pilota che vuole in qualche modo anche creare uno standard operativo che possa poi essere imitato e diffuso e disseminato su altri territori. Ecco, io so che ci sono richieste anche da altri capoluoghi di provincia. Per esempio, e approfittiamo per salutarli, gli amici dell'APRI di Verbania, del Verbano Cusio Ossola, sono interessati a fare qualcosa sul Parco Rodari. E poi c'è Cuneo, che probabilmente sarà il prossimo centro che si cimenterà con questo tipo di iniziativa. Certo, la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo ci ha concesso un piccolo contributo non molto elevato, ma che ci consentirà comunque di creare 4-5 pannelli proprio dedicati al capoluogo della provincia di Cuneo, in modo da uscire anche dall'ambito più strettamente locale e cercare di estendere, diciamo, questo standard che noi proponiamo. Oltretutto c'è anche un'altra struttura alla quale ci ha accolto e ci ha affiliato in un certo senso, che è la cosiddetta organizzazione della Bandiera Lilla, che è un'organizzazione che fa sensibilizzazione in tutta Italia sui comuni affinché si rendano più accessibili proprio per l'accessibilità turistica, non solo per i disabili visivi, ma per tutti i tipi di disabilità. E Bandiera Lilla ha visto i nostri prodotti, li ha apprezzati e ci ha, diciamo, concesso in qualche modo di poterci fregiare anche del loro logo in futuro, che testimonia, diciamo, della qualità dei prodotti che portiamo. Ecco, io approfitterei per salutare tutti i soci dell'APRI che ci seguono, perché APRI ormai è un'associazione nazionale, nata a Torino un poco più di 30 anni fa, se non sbaglio, e ormai ha sedi in tutta Italia. Quindi approfittiamo, visto che il sito internet non ha confini e i canali YouTube e i social ci permettono di raggiungere veramente tutte le sezioni APRI d'Italia. Salutiamoli tutti, invitiamoli tutti a presentare progetti di accessibilità, perché ormai l'APRI ha costituito una sorta di team che può portare avanti questo tipo di iniziativa in diverse parti del paese. Quindi può essere un'opportunità per aprire le porte anche di luoghi che normalmente restano chiusi, e può servire anche per riaccendere l'attenzione su quei luoghi. Certamente, come dicevi tu prima, specialmente i piccoli comuni che spesso sono disorientati, nel senso che vogliono valorizzare il loro territorio, ma spesso fanno fatica, diciamo, a farsi conoscere, a farsi apprezzare. Ecco, un'iniziativa come questa può contribuire sicuramente alla sensibilizzazione e anche a suscitare interesse verso realtà, siti che di solito sono anche un po' ignorati generalmente. Ecco, quindi noi abbiamo voluto partire dal basso, non siamo andati al Colosseo e poi dire veniamo, facciamo, eccetera. Abbiamo cercato delle partnership proprio dal basso, come dicevi tu, comuni anche molto piccoli, i quali si sono mostrati veramente molto recettivi e molto interessati. Questo ci fa particolarmente piacere. Ecco, io mi unisco proprio ai tuoi complimenti verso i piccoli centri, perché abbiamo avuto, dico abbiamo perché anch'io ho collaborato alla Certo. realizzazione coordinando i contatti con le amministrazioni comunali, assieme a Obiettivo News che rivegliamo la realtà che poi materialmente ha realizzato i video che si aprono
con il QR code che si trova sul tabellone, sul pannello. I comuni piccoli, io spesso ho visto, si impegnano tantissimo, è il sindaco che spesso fa tutto. Sì. Quindi un plauso particolare va a questi piccoli centri che ce la mettono tutta, perché è facile per comuni grandi come Ivrea, come Settimo, incaricare qualcuno, mentre invece nel piccolo centro di solito o è l'assessore o è il sindaco o è un unico delegato che fa tutto, quindi l'impegno si moltiplica. Noi cerchiamo di dare una mano, l'APRI si impegna comunque per cercare di supportare in ogni modo le idee a favore dell'inclusione culturale e sociale anche di chi ha problemi. Entriamo un po' più nel merito di quella che è l'accessibilità proprio in senso fisico, perché spesso si pensa che chi ha difficoltà di vista abbia precluso tutta una serie di attività, invece non è così. E questo è un discorso molto vasto. Innanzitutto volevo sottolineare quello che dicevi tu sui piccoli comuni, cioè più si va verso il piccolo, più si trova interesse e più si trova anche il sindaco, come dicevi tu, che si mette a scrivere i testi. Più si va verso il grande, dove ci dovrebbe essere più organizzazione, più subentra spesso la burocrazia e quindi tutta la macchina, diciamo, funziona in modo più lento. Quindi questo non è che, sotto un certo aspetto, è naturale, però diciamo che è anche un pochino difficile da approcciare. Le persone non vedenti, diciamo, molto spesso le persone si stupiscono del fatto che i non vedenti, ad esempio anche quelli assoluti, amino viaggiare. Ma cosa viaggiate a fare? Tanto non potete vedere le cose che vi vengono attorno. A parte che il viaggiare è una dimensione che va al di là degli aspetti meramente visivi, quindi c'è tutta una dimensione anche legata alla socializzazione, al conoscere le persone, a capire come si vive, all'enogastronomia, ai profumi, eccetera. Però anche per quanto riguarda proprio gli edifici e le opere d'arte, ci sono delle possibilità per ovviamente non sostituire al 100% la vista, ma per poter dare una descrizione che possa far cogliere, diciamo, gli elementi essenziali di queste opere. Quindi si gioca sulla descrizione e soprattutto sul tatto. Ovviamente il tatto funziona in modo diverso rispetto alla vista, ha un approccio all'immagine di tipo sequenziale, quindi non ti consente di avere un quadro di insieme se non dopo che te lo sei costruito all'interno della tua testa con un'esplorazione sequenziale. Quindi ti formi una mappa, diciamo, mentale dell'oggetto che stai esplorando. Questo fa sì che le visite sensoriali, tattili, spesso richiedono più tempo rispetto ad una visita normale. Però ciò non toglie che comunque molti aspetti della realtà, dell'ambiente che ci circonda, possono essere comunque colti in modo proficuo. Ecco, al progetto ha partecipato la Regione, hanno partecipato i comuni. Coglierei l'occasione anche per ringraziare gli altri enti partners che hanno partecipato, per esempio i Lions, che hanno finanziato la realizzazione di uno dei pannelli. I Lions del Lago di Cani, sì, hanno sicuramente voluto aderire. Poi appunto, come dicevi tu, l'associazione RP Liguria e poi, diciamo, anche il club UNESCO di Ivrea, sì, che è un i mitici volontari, esatto, che salutiamo e che quindi hanno dato un loro contributo. Quindi è molto importante sviluppare questo cosiddetto lavoro di rete, perché nessuno di noi, come si suol dire, è nato imparato, cioè insieme si conoscono meglio determinate realtà, si riescono a creare delle sinergie e si riescono a portare, diciamo, dei risultati più completi. Ecco, per esempio, tra le realtà probabilmente della provincia di Torino più attive mi viene in mente Settimo Torinese, che è veramente una fucina di idee, di progetti. Sì, su Settimo Torinese c'è tutto un discorso, diciamo, che speriamo si possa sviluppare. È una città, per quanto diciamo moderna, però che ha dato un grande impulso alla sua dimensione culturale, ha una grande, bellissima biblioteca,
un ecomuseo, a un museo della chimica, l'unico in Europa. E diciamo con l'amministrazione stiamo cercando, partendo appunto da questo primo passo, di poter arrivare anche a tutte le realtà, diciamo, di questo territorio, territorio geograficamente piccolo, ma culturalmente molto ricco. Iniziative editoriali, l'APRI ne ha sostenute diverse, a parte il quadrimestrale Occhi Aperti, che appunto viene distribuito a soci simpatizzanti, oculisti, specialisti. Ci sono delle pubblicazioni più mirate, qualcuna anche scritta da te, Marco. Sì, diciamo, abbiamo sviluppato nel corso degli anni delle piccole guide. Esiste un libro che descrive e racconta l'alfabeto Braille, come è nato, come funziona. Poi noi operiamo molto all'interno delle scuole, quindi abbiamo scritto un manuale per come in qualche modo supportare meglio gli allievi non vedenti e ipovedenti inseriti nelle scuole. Abbiamo parecchi educatori che diciamo svolgono questo ruolo. Poi ci occupiamo di riabilitazione visiva e quindi tra cui appunto all'interno del centro di riabilitazione visiva dell'ASL 84 di Ivrea, e in questo senso abbiamo scritto un manuale che si intitola Non mi vedo vecchio, perché appunto sono soprattutto gli anziani con le patologie oggi più diffuse che si trovano a dover affrontare un disagio così difficile come la perdita o totale o parziale della vista. Quando affrontate questo discorso con le scuole, voi proponete degli incontri in cui si parla di Braille, si parla di autonomia, si parla anche di conoscere la realtà attraverso i sensi, attraverso l'olfatto, attraverso il tatto. Come reagiscono i ragazzi di diverso ordine e grado? Ecco, questo è un settore specifico che è quello della sensibilizzazione scolastica. Noi spesso proponiamo nei piani dell'offerta formativa dei singoli comuni degli incontri all'interno delle scuole. Ovviamente laddove già ci sono degli allievi con problemi di vista c'è già una, tra virgolette, competenza superiore, quindi si cerca di approfondire i vari aspetti dell'ipovisione. Ma spesso andiamo anche proprio in classi, specialmente anche nelle scuole dell'infanzia, che è particolarmente bello, diciamo, in qualche modo far giocare i bambini piccoli con fargli fare dei percorsi bendati, senza vedere, raccontare delle storie, far vedere magari i cani guida, eccetera, e ascoltare le domande così spontanee, così pittoresche anche dei bambini, è una delle attività che diciamo mi appassiona in modo particolare. La sensibilizzazione la facciamo però a tutti i livelli di scuola, appunto dalla scuola per l'infanzia fino alle superiori, ma poi facciamo sensibilizzazione anche nella cosiddetta terza età, quindi abbiamo varie collaborazioni con le Unitre sparse sul territorio. In questo caso, soprattutto parliamo delle malattie della vista, di come si possono prevenire, di come si possono affrontare, perché purtroppo, appunto, come dicevo anche prima, la fascia della terza età è quella che al momento odierno, nei paesi occidentali, non appunto in Africa o nel terzo mondo, è il periodo della vita dove si acquisiscono maggiormente le disabilità visive. Ecco, hai parlato prima di cani guida, un supporto importante, si è appena conclusa la giornata del cane guida. Sì, la giornata del cane guida nazionale si è svolta a Torino proprio domenica 16 ottobre, è la 17ª giornata, la seconda volta che si è svolta a Torino. È stata una bellissima esperienza in cui, caso piuttosto raro, un po' tutte le associazioni che si occupano di disabilità visiva hanno avuto la capacità di mettersi insieme per dare risalto a questa iniziativa. Tra l'altro l'APRI da poco, da circa un anno e mezzo, ha aperto una sua scuola di addestramento dei cani guida che si trova in Lombardia a Busto Arsizio. Quindi,
sebbene stiamo cercando in qualche modo di occuparci a tutto tondo di tutto ciò che riguarda la minorazione visiva. Non solo, c'è anche una grande novità, c'è un bel progetto a cui darà un aiuto anche il Rotary Duomo di Torino per trovare un cane guida ad Angela Trevisan, che è una non vedente e vorrà un cane guida particolare perché non è un cane guida ma un cane da assistenza. Sì. Spieghiamo ai nostri ascoltatori di cosa si tratta. È un concetto più ampio rispetto al cane guida, che è in qualche modo rivolto alle persone che oltre a problemi di vista hanno altre disabilità oppure delle disabilità motorie. È un cane che in qualche modo sostiene innanzitutto le persone che possono in qualche modo camminare ma fanno fatica e poi hanno tutta una competenza nella segnalazione o comunque nell'aiuto al di là della semplice guida, proprio un po' un aiuto alla persona, un po', mi si passa il termine, un po' un badante, diciamo, che può, nei A quattro limiti, che è zampe. un badante a quattro zampe, che possa in qualche modo aiutare le persone che hanno problemi motori e anche problemi sensoriali. Ecco, chiunque voglia contribuire o collaborare può contattare l'associazione Pro Retinopatici Ipovedenti tramite internet, c'è il sito che fornisce tutte le informazioni e i recapiti. E vi ricordiamo che potete, anche se siete amministratori di un comune, richiedere ulteriori pannelli tattili per l'accessibilità ai luoghi di cultura e Marco Bongi e il gruppo dell'APRI sicuramente sapranno darvi le indicazioni migliori. L'APRI è anche un sostegno importante per chi ha problemi di vista che stanno peggiorando e cerca di orientarsi attraverso, diciamo, le fitte maglie della burocrazia. Tra l'altro c'è molta attenzione a tutto ciò che è il vivere civile, quindi la diversa dimensione del vivere umano anche in relazione alla natura, quindi l'APRI partecipa anche a iniziative che rendono più belle le città, una tra tutte mi viene in mente, credo sia la prossima importante in calendario, la giornata del 21 novembre proprio a Settimo. Sì, a Settimo, sempre sul territorio di Settimo, siamo particolarmente presenti, richiesti anche. È stato l'anno scorso piantato un albero che è stato denominato con il nome della nostra associazione, e quindi da questo momento anche siamo sempre nel turismo accessibile, anche se più di tipo naturalistico. Quindi ci sarà un'iniziativa nella quale verranno piantumati altri alberi e ci saranno anche momenti di sensorialità, di poter, diciamo, assaporare con l'olfatto degli aromi di piante esotiche particolari e anche un momento musicale, diciamo, per in qualche modo accompagnare questo evento di valorizzazione degli alberi. Ovviamente noi saremo presenti, ecco. Sabato 22 ottobre, un appuntamento importante a Fiorano Canavese per la consegna dei primi pannelli. Cosa accadrà? Abbiamo invitato i sindaci dei comuni più vicini, quindi soprattutto quelli canavesani, che come dicevo prima sono la maggioranza dei comuni che hanno aderito, e faremo la consegna ufficiale dei pannelli tattili di loro competenza. Sarà un momento importante anche di confronto, di dialogo. Sarà presente anche l'assessore regionale Maurizio Marrone, che ci ha promesso che verrà, quindi per noi è un momento fondamentale per concludere questo progetto e dare dei segnali affinché ne possano poi nascere degli altri. Ecco, io credo manchino pochi minuti alla fine, della puntata e invito tutti a contattare l'APRI se siete interessati a progetti di accessibilità o se avete un luogo, in cui avete piacere di portare dei visitatori con problemi di vista o di altro tipo e volete aprire le porte di questo luogo al pubblico, perché un sostegno per qualcuno è un sostegno comunque per tutti, vi invito anche a contattarci se volete venire a Quarta di Copertina a parlare di iniziative editoriali di tutti i tipi, non soltanto libri, ma anche cataloghi
mostre d'arte, iniziative legate al mondo della musica, saggi, tutto ciò che ha a che fare con l'editoria, con ciò che si stampa, ciò che ci piace leggere, che rende la nostra vita e la cultura sempre più fruibili e sempre più diffuse. Basta contattarci scrivendo a deborabocchiardo@gmail.com e noi vi aspettiamo nei nuovi studi di Rivarolo di Corso Torino 182. Io credo che il tempo a disposizione sia finito. Ringraziamo il presidente Marco Bongi per essere stato con noi, ringraziamo i tanti comuni che hanno aderito e aderiranno al progetto di pannelli tattili e io vi do appuntamento alle prossime puntate. Buon proseguimento di giornata. Grazie.